Amici di Rode TV Italia, assieme a me è garante dei tenuti, la dottoressa Adriana Tocco. Buonasera, allora per lei è un'emozione sicuramente stare qui. Certamente, lei ha visto la scena iniziale come era suggestiva, sì. E soprattutto abbiamo potuto vedere l'entusiasmo che ci hanno messo questi detenuti in questa rappresentazione. Cioè esatto. È un modo di esprimersi molto forte per loro ed è un momento di vera liberazione. Sì. Quindi io partecipo sempre con molto piacere a questa iniziativa. C'è stato un grosso lavoro, suppongo, prima di portare in scena un lavoro simile. Bisogna dire che veramente gli educatori, i registi si prodigano poi, a titolo gratuito i registi, per portare i detenuti a recitare e a esprimersi in questa maniera così coinvolgente per tutti noi. Quindi per me è una cosa importante, perché io li incontro ogni giorno e la loro richiesta è sempre questa: fare qualcosa, non passare il loro tempo nell'inerzia. Esatto, e abbiamo visto soprattutto quelle famiglie, anche i figli dei detenuti. Ecco, questo è molto importante, i bambini che vedono i loro genitori, che riconquistano la loro dignità di uomini, questo è importante. Altre volte ci sono state anche delle scene un po' tristi, quando i bambini poi volevano che i genitori tornassero a casa con loro, perché non riuscivano a capire, a rendersi conto, e quindi anche questo è emozionante. Ha visto la direttrice in lacrime, e la direttrice in lacrime perché partecipa molto a questo lavoro dei detenuti. Senta, ma secondo lei si può fare ancora di più con i detenuti? Si può migliorare? Ma guardi, finché restano queste condizioni di sovraffollamento è difficile che si migliori. L'importante sarebbe poter avere più spazio per i detenuti, più tempo. Finché ci sarà il sovraffollamento in queste condizioni è impossibile fare qualcosa di più. Va bene, la ringraziamo mille, è stato un piacere, buon lavoro. Grazie. Amici di Rode TV Italia, per me è un onore, ma non solo per me, per tanti giovani che staranno vedendo il servizio qui al Teatro San Ferdinando, Teatro Storico. Questa serata dedicata ai detenuti, grazie all'associazione Carcere Possibile Onlus, ho qui l'onore e il piacere di avere il presidente, il dottor avvocato Riccardo Pollone, ecco, e insieme all'altro avvocato noto di Napoli, Elena Mefre. Buonasera. Buonasera. Rappresentanza naturalmente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, che ha contribuito alla realizzazione di tale evento di questa sera. Il Carcere Possibile Onlus è un'associazione della Camera Penale di Napoli che si occupa della tutela dei diritti dei detenuti, ha un'attività sia di denuncia per la violazione di questi diritti, sia un'attività mirata alla rieducazione, al principio della rieducazione, e fra queste attività ci sono i laboratori teatrali. I laboratori teatrali che poi danno spunto alla rassegna di teatro, che quest'anno è giunto alla 7ª edizione. Possiamo dire che anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, anche se le difficoltà sono sempre enormi, le risorse sono sempre minori, si fanno sempre a mancare, eccetera. Però grazie alla collaborazione del Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria, al Teatro Stabile di Napoli, che ci ha messo a disposizione il Teatro San Ferdinando, anche quest'anno abbiamo iniziato oggi con due spettacoli, lo spettacolo andrà fino al 28 ottobre, ci sono 10 istituti impegnati in questa rassegna, c'è un enorme sforzo organizzativo anche da parte delle direzioni degli istituti di pena, di stabilizzare la sorveglianza che deve concedere i permessi, insomma un grande lavoro che però darà le sue soddisfazioni. Oggi per esempio nel primo spettacolo ha recitato un libero, cioè un detenuto che aveva partecipato alla nostra prima rassegna nel 2005 come detenuto, e oggi, proprio perché fa l'attore, è venuto a recitare da libero. Questa sarebbe stata una grandissima soddisfazione. Perché ecco, appunto, anche con l'avvocato qui presente, cosa si prova appunto a avere questo approccio con dipendenti, con ex carcerati e rivederli poi sul palcoscenico? È una grande soddisfazione, veramente una grande soddisfazione. Noi crediamo nella risoluzione della donna. E purtroppo, come ha avuto occasione di sentire durante la presentazione dello spettacolo, pochissimo e sono quindi che sono destinati alle relazioni dei detenuti. L'importanza, il messaggio che vogliamo lanciare è l'importanza dell'educazione. Sì, perché anche in termini di utilità sociale, un detenuto
che utilizza il tempo in cui rimane in carcere per riabilitarsi è una persona che difficilmente quando esce ha ridotto. Quindi è un'opportunità e speriamo che la venga colta da più persone possibili, speriamo che più persone possibili abbiano l'opportunità di poter accedere a dei corsi come questi di teatro oppure di lavorare all'interno del carcere nei corsi. Purtroppo i fondi sono pochi, questo è il problema. Sono pochissimi, se non rari. Presidente, ma questa idea di portare i detenuti a teatro. Quest'idea è nata nella Camera Penale di Napoli quando è nato il progetto Il Carcere Possibile, che è diventato poi OLOS nel 2006, ed è nata perché il teatro è una palestra di vita e secondo me offre una grande opportunità di pensare, espressiva. Diciamo, i laboratori di teatro consentono a detenuti che generalmente vivono nell'ozio più totale di confrontarsi con gli altri detenuti, di avere una disciplina che gli viene data dal regista e poi di la soddisfazione di proporre poi all'esterno e vedere proporre all'esterno in città, in un teatro stabile nel caso della nostra rassegna, soprattutto poi familiari, davanti, esatto, davanti ai familiari, ma anche davanti all'opinione pubblica, che dovrebbe poi comprendere che in realtà il detenuto va rieducato nell'interesse collettivo, perché la sicurezza sociale si ottiene solo rieducando queste persone che hanno sbagliato, ai quali viene tolta la libertà, ma non deve essere tolto nessun altro diritto, perché hanno diritto alla salute, hanno diritto all'educazione, perché è un principio costituzionale. Secondo lei, Presidente, tali progetti devono essere inoltrati in tutta Italia? Guardi, ogni volta che una ONLUS si occupa di un progetto del genere e fa volontariato in carcere, è una denuncia, perché vuol dire che manca lo Stato. Queste cose dovrebbe fare lo Stato, cioè, perché c'è un principio costituzionale, articolo 27, che dice che la pena deve essere afflittiva, ma bisogna anche puntare alla rieducazione. Allora lo Stato vi dovrebbe spesso dire, oggi le dico subito delle cifre per farle comprendere oggi qual è la situazione. Oggi si dice che un detenuto, e molti si ribellano, costa 400-500 euro al giorno. Non è così, perché il costo, questi 400-500 euro al giorno, riguardano l'intera amministrazione penitenziaria, cioè il personale, 80% va al personale, il resto va alla gestione. Per il detenuto restano 3,95 euro al giorno per il cibo e 11 centesimi per la rieducazione. Quindi questo le fa comprendere, esatto, questo le fa comprendere che purtroppo lo Stato si dimentica completamente dei detenuti, viola la legge, perché il principio costituzionale, ovviamente, l'ordinamento penitenziario che abbiamo noi in Italia è uno dei migliori al mondo. Non a caso la nostra associazione si chiama Carcere Possibile, perché non c'è bisogno di riforme, occorrono solo le risorse, perché già quello che è scritto nella legge consentirebbe di avere un carcere migliore e quindi una società migliore. Senta, un consiglio magari ai giovani che possono incappare nelle problematiche sociali e di conseguenza diventare anche detenuti. Lei poco fa il sindaco ha parlato di giovani, sì, di giovani di Nisida. Lui ha avuto modo di conoscere giovani, per i giovani, e mi auguro che i giovani siano più attenti ai problemi della detenzione, ma non perché ovviamente possano pensare di andare in carcere, perché questo è un pensiero che si è nessuno. Vedo che anche giovani che non hanno la minima idea del carcere, per avvicinarsi a questa realtà e comprendere che il carcere è come un ospedale, come una scuola. L'ospedale serve per curare, la scuola serve per educare. Il carcere serve per migliorare queste persone che hanno sbagliato, non bisogna buttare la chiave, questo è un atteggiamento che è veramente sbagliato. Nelle scuole questo dovrebbe essere insegnato, perché questo prevede la legge. Allora, se qualcuno la pensa così, che cambiasse la legge. Grazie. Ciao, grazie a te. Giunti a questo punto è più forte di me. Ogni volta mi confondo. E come così? E che sono davvero fatti della stessa sostanza? Dico così.